Ho qui ripreso uno schema di investment banking eh, supportandomi eh, con una fonte eh, diciamo, scientifica assolutamente rigorosa che è il Fabozzi in Fabozzi, eh, a Fabozzi è uno scrittore, in realtà un collega americano ormai mh, molto anziano, storico, che addirittura nel 91 Prentice Hall eh, pubblicò questo libro sull'investment banking. Questo per dire che eh, le fondamenta di cos'è l'investment banking ci sono state date addirittura nel 91. Ma queste categorie sono ovviamente ancora attuali e per forza dobbiamo ricorrere a delle fonti classiche, chiamiamole così classiche per dire che sono quelle che retano per, per lungo tempo che sono di natura statunitense, perché il fenomeno dell'investor banking è un fenomeno sicuramente non italiano, se possiamo dire neanche europeo, se va bene è anglosassone, è anglosassone per dire statunitense, perché vedremo che poi in Gran Bretagna le declinazioni possono essere levemente diverse. Uh, rispetto all'investment banking ho cercato di rappresentare e riclassificare le diverse linee di attività, ecco che penso che così capiate quello che vi avevo accennato prima, il fatto che ci sono linee di attività con cui si esprime il modello di business e che sono tutti i cubetti, eh, cubetti o parallelepipedi tridimensionali che vedete attorno all'investment banking, che sono attività che la banca di investimento fa. Uh, due precisazioni. Uno. La prima è che non è detta che una banca di investimento debba farle tutte queste attività. Okay? Per cui vi ho detto prima, guardate che tipo parliamo di venture capital o parliamo di venture banking, o di, scusate, di merchant banking, queste due espressioni sono private equity e ci possono essere dei soggetti che fanno solo private equity. Cartolarizzazione è una cosa che fa l'investment bank, ma è possibile che la faccia insieme a tutti gli altri cubetti o parallelepipedi, oppure si specializzi solo ed unicamente rispetto a questa attività. Quindi, ehm, attenzione: questa rappresentazione che qui eh, avete è, ehm, se vogliamo, olistica, perché ha l'obiettivo di farvi vedere tutte quelle che sono le attività che la banca di investimento può fare. Uh, queste attività eh, sono concorrenti quindi al modello di business di investment banking, eh, non impongono di essere fatte tutte quante insieme per qualificare il modello di business. Nello stesso tempo, eh, attenzione, mh, prendete un piccolo asterisco nei vostri appunti, che queste attività che sono parallele non sempre effettivamente eh, sono... Mh, mh, Ammissibili con serenità a farsi insieme nel senso e lo dico in modo più chiaro: molte di queste attività, se sono fatte insieme, contemporaneamente da parte di un investment bank, potrebbero rappresentare dei conflitti, di, far sorgere dei conflitti di interesse. E poi, con degli esempi, sceglieremo questo asterischino eh, perché vi sarà chiaro. Quindi sono attività che possono essere fatte tutte insieme, come se ne possono fare un, solo una parte selettiva e eh, se sono fatte insieme, attenzione, non sempre sono armoniose l'una con l'altra, a volte sono idiosincratiche, cioè possono rappresentare elementi, fonti di rischi eh, di conflitto. Uh, la seconda obiezione, osservazione che volevo fare in apertura, oltre alla presenza di questi parallepipedi che sono le diverse attività con cui si esprime il modello di business, ho cercato di rappresentare, non so se riesce a vedere eh, in diverse, sì, ecco, il criterio è che ci sono i, i cubetti che sono grigi e poi sul lato destro eh, sì, è, è destro anche per voi, perché voi state guardando il video quando faccio lezione eh, fisico, poi ragazzi che vedono la, la lavagna magari all'opposto di quello che vedo io. Quindi, sul lato destro voi avete tutti i servizi di fund management, che sono mh, i cubetti che hanno i, il, i caratteri in chiaro, in bianco. Perché ho messo questo? Perché ho voluto contrapporre invece tutte le altre attività che trovate a sinistra, che sono le attività di fundraising. Eh, questa mh, alternativa, questa opposizione, è un modo per me per mh, farvi rappresentare idealmente il fatto che nei due lati, che non sono di uno stato patrimoniale, ma di, in realtà di, di questi insiemi di attività del modello di business, potete sempre rappresentare dei bisogni di tipologie di soggetti diversi. Sul lato destro, l'investment banking offre servizi di fund management, ovvero di gestione di fondi. E quindi idealmente noi ci troviamo dietro dei soggetti che i soldi li hanno. ok? È la um, rappresentazione che noi nella banca commerciale abbiamo rispetto ai cosiddetti operatori in surplus, no? Quindi vi ricordate un po' il primo schema: il primissimo schema che vi ho fatto vedere dell'intero finanziario, no? facendovi vedere lo stato patrimoniale che si è costruito piano pianino. Tra attivo e passivo, ma perché rappresentavamo da un lato i operatori in surplus che facevano arrivare con la frecciolina le loro risorse, i loro risparmi alla banca che faceva raccolta, um, e, e quindi mh, la banca forniva dei servizi, mh, diciamo, chiamiamoli di investimento, cioè forniva dei servizi che i clienti immaginavano come fossero dei servizi di investimento base, che noi sappiamo che i conti correnti non sono perché si vuole investire. Quindi c'è tutto il tema che è amplia: il tema della raccolta. Però qui abbiamo la prospettiva di quelle attività che la banca qui di investimento fa a favore di quei soggetti che le risorse le hanno no? e quindi chiedono dei servizi per questa esigenza di collocare, gestire, mh, coprire dai rischi, far rendere delle attività che esistono, quindi operatori in surplus sul lato destro. Dall'altro lato invece abbiamo servizi rispetto a soggetti che hanno bisogno di capitale. E quindi sono soggetti che hanno bisogno di raccogliere capitali. Fundraising è per dire che sono soggetti che sono bisognosi di finanziamenti. E quindi immaginiamo delle controparti dei clienti che sono operatori in deficit. Attenzione che poi vedremo come il modo con cui sono supportati, gestiti questi clienti, eh, avviene attraverso l'offerta di servizi, lo svolgimento di attività che non sono dare finanziamenti. Ma le vedremo adesso perché entrerò nel dettaglio. Tutta una serie di attività composite, nuove, creative. E quindi effettivamente questo ci rappresenta come in fondo eh, la banca di investimento si interfaccia con categorie di soggetti identiche rispetto alla banca commerciale. Però eh, appaga i bisogni di questi soggetti offrendo dei servizi assolutamente nuovi. Ecco perché parliamo di attività innovative. Eh, tutto sommato, però, eh, come vi ho detto, questo per la banca di investimento è fonte di eh, rendimento. Uh, che si rappresenta però in modo assolutamente diverso e non corrispondente al famoso margine eh, danaro, margine di interesse, perché la banca di investimento non raccoglie e non finanzia a titolo di debito, quindi mh, non vive sugli interessi passivi che paga agli operatori in surplus. Uh, Facendoli fruttare con gli interessi attivi che chiede agli operatori in deficit verso cui offre servizi di fundraising. Okay? Quindi la banca di investimento opera solo nella dimensione, per lo più, nella dimensione provvisionale e quindi siamo nella dimensione margine di intermediazione, cioè della banca che opera e che mh, diciamo, uh, offre dei servizi e remunerata per i servizi che uh, riesce a, a realizzare a favore dei propri clienti. Clienti. Allora iniziamo a questo punto. Dopo aver un po' capito il modo con cui si, uh, si può avvicinare il tema composito dell'investment banking, iniziamo a, de a vedere le caratteristiche di ognuna delle attività uh, in cui uh, questo modello di business si può esprimere. E inizio: uh, a me mi è, mi è congeniale iniziare dalle attività di fundraising. Um, iniziamo dalla prima, corporate finance. Per il corporate finance ho bisogno di saltare due diapositive perché evidentemente um, ho iniziato dalla, dalla, in alto a sinistra mentre ce n'era una in mezzo. Con i servizi di corporate finance si offrono tutta una serie di servizi di finanza per l'impresa. Uh, le vedete rappresentate in alto nella diapositiva reggente, qui sono invece declinate proprio come un elemento. Sono dei servizi che vengono chiamati di corporate finance e in cosa può consistere il business dell'investment banking um, nel fare supporto alla finanza d'impresa. Eh, prima nel supportare punto nel supportare le operazioni di merge and Acquisition attenzione qui la banca di investimento, la banca d'affari non dà finanziamenti ma eh, come si fa un'operazione di fusione e acquisizione Beh, un imprenditore ha o un'impresa insomma ha bisogno di mh, realizzare un'operazione di fusione con un partner, un competitor tutte le ragioni che voi conoscete bene sono alla base della scelta di un'operazione di M&A Bene, eh, esistono tanti punti critici da dover gestire, valutare, ostacoli da superare. Eh, ad esempio, solo per dirne uno, il tema di quanto vale l'impresa che eh, viene fusa rispetto all'impresa alla che acquisisce. Uh, che è informazione sul valore dell'azienda che ehm, diciamo, eh, rappresenta eh, forse l'informazione più critica e chiave per definire il successo dell'operazione di MA, perché nell'ambito della valutazione d'azienda sarà definito il valore di scambio, di concambio di azioni, che ehm, rappresenterà e identificherà la composizione proprietaria post fusione e se gli elementi, gli attori di governance delle due società che si fondono non concordano sul valore dei soggetti, degli, degli oggetti che vanno fusi e su come questi verranno remunerati come quote azionarie, l'operazione di MA non va a buon fine. Quindi, al di là degli aspetti giuridico, tecnico e finanziari, c'è un elemento eh, assolutamente critico e anche molto Uh, challenging dal punto di vista professionale che è quello di procedere ad una valutazione d'azienda, valutazione di impresa, eh, ovviamente assortita e eh, arricchita dal fatto che poi eh, queste operazioni di valutazione dovranno dar luogo alla eh, soluzione di un aumento di capitale piuttosto che un'operazione di scambio azioni che si perfezionerà anche con aspetti tecnico giuridico contrattuali. Però alla base di tutto c'è questo aspetto valutativo che può fare solo una banca d'affari molto, se vogliamo, eh, accreditata perché dietro deve esistere una for forte reputazione del valutatore, quindi a dover essere conteso: meglio contendere all'inglese, eh, smentito dalle diverse altre espressioni di, mh, di interesse. Quindi ci deve essere questo soggetto neutrale che eh, riesce a eh, dare questa valutazione fair che eh, mette eh, d'accordo tutti i diversi attori che eh, hanno interessi eh, coinvolti dall'operazione stessa. Uh, poi eh, si può seguire, adesso non posso fare un di cui come ho fatto per l'M&A, eh, l'average buyout, cioè che eh, alla fine mh, raggiunge un po' lo stesso risultato, cioè il fatto che Uh, si riesce ad acquisire un'altra società, magari attraverso una società diciamo, di partenza che per riuscire a portare a buon fine l'operazione di acquisizione deve aumentare l'indebitamento che poi viene ripagato con la redditività attesa con, con, con il business dell'attività post, post fusione o post acquisizione. Quindi mh, è un'operazione di finanza ovviamente composita che deve soppesare tutta una serie di aspetti, la valutazione dell'azienda, l'indebitamento che deve essere acquisito, la redditività attesa, quindi notate quanti elementi realmente molto sfidanti che devono essere gestiti e affrontati dal, da chi fa investment banking. Uh, collocamenti privati. Il collocamento privato è, è un'operazione in cui uh, un'impresa che ha bisogno di capitali non può o non vuole forse andare ai mercati di borsa e uh, questo è una, un percorso di finanziamento uh, molto diffuso nei mercati americani, meno nei mercati europei, ancor meno in quelli italiani però è ehm, diciamo un'operazione in cui non potendo ricorrere a delle forme di mh, se vogliamo, accountability che sono mh, rappresentate dalla presenza di un mercato di borsa, eh, con tutto quello che comporta la quotazione in borsa, eh, nel momento in cui eh, un'impresa ha bisogno di collocare in una dimensione privata un'emissione obbligazionaria, un'emissione azionaria, effettivamente di nuovo torna in campo il tema della valutazione il tema della definizione della forma tecnica obbligazione, obbligazione convertibile, obbligazione strutturata o azione, azione privilegiata, azione ordinaria, e che sta dietro effettivamente l'operazione di collocamento. In questo modo l'impresa, anziché andare a chiedere il mutuo alla banca, si finanzia con uno strumento mobiliare, se vogliamo, che è l'obbligazione o l'azione, che però viene sottoscritto non nell'ambito di un mercato di borsa, ma nell'ambito di un mercato privato. Pensate appunto a un'impresa familiare che è, fa un aumento di capitale e la sottoscrizione avviene a favore di altri shareholder o meglio stakeholder che possono essere altri familiari piuttosto che magari altri interessati, manager, cioè in una dimensione che comunque non è quella di mercato come vi dicevo una dimensione che noi siamo meno consueti a conoscere perché è molto più eh, americana, statunitense come, come cultura. Poi abbiamo tutta una serie di operazioni che sono di ristrutturazione del capitale di rischio e del capitale di credito, cioè a volte eh, un'impresa nel corso degli anni si trova ad avere un'esposizione debitoria esagerata rispetto a un... A capitalizzazione molto bassa mentre voi sapete che più, per più di una ragione la presenza di capitale di rischio è eh, un elemento che rassicura i finanziatori e quindi ehm, è, è diciamo una scelta anche strategica quella di ristrutturare le fonti di raccolta il, il passivo insomma della, della società in modo tale che sia ridistribuito dalla fonte di mezzi propri rispetto ai mezzi di terzi o anche rispetto ai mezzi di terzi tra esposizione a lungo termine o a breve termine. Um, ancora, riorganizzazione di, fisi, di crisi finanziarie dopo situazioni temporanee di crisi, anche questo può essere un tema importante che è portato avanti da una banca eh, d'affari soprattutto, appunto, immaginate eh, la criticità che, diciamo, purtroppo si immagina mh, fosse una, un brutto momento prima del, dell'episodio dell Covid, noi abbiamo vissuto gli anni, ovviamente gli ultimi anni come un anno, anni di difficoltà, i famosi not profitable loans eh, che le banche italiane hanno manifestato come una larga mh, esposizione del loro attivo e su cui hanno dovuto lavorare per riuscire a migliorare, eh, migliorare i loro bilanci, migliorare i loro gradi di solidità patrimoniale, Ecco, e eh, quella Poteva essere immaginata e concepita come una riorganizzazione finanziaria dopo una crisi. Ecco, purtroppo, noi da una crisi passiamo ad una crisi ancora peggiore. Quindi immaginiamo quanto si dovrà fare, e realmente sicuro, è sicuramente una fase storica. Epocale che stiamo vivendo, ma rappresenta un'opportunità per alcuni, eh, e come potrebbero essere le banche d'affari, quello di supportare le imprese a trovare il percorso finanziario per uscire da una situazione temporanea di crisi. Perché effettivamente non si nega che ci sia crisi, ma non si nega anche che sia una situazione assolutamente temporanea che presto o tardi mh, si eh, risolverà. Questo è un, alla. alla alla certezza di tutti perché rispetto a instabilità o incertezze che possono essere di competitività produttività eh, o eh, appunto eh, sostenibilità di alcuni paradigmi economici come l'euro o l'area appunto valutaria in cui viviamo, per cui realmente nessuno può dire quando si risolveranno queste incertezze rispetto al caso Covid, sappiamo benissimo che è solo una questione di tempo, il Covid sarà superato e quindi le imprese avranno la possibilità, proprio grazie alla mh, guarigione da una malattia, avranno la necessità di riorganizzare i loro processi produttivi e finanziari per ritornare alla normalità e questa è un'opportunità. Un'opportunità di lavoro su cui le banche d'affari, come anche le altre banche commerciali, avranno la possibilità di lavorare. Altri temi sono la gestione del passaggio generazionale, sicuramente affrontato in, altri, eh, in altre materie. Non entro nel dettaglio. Altro ancora la, lo stimolo alla quotazione. Allora, perché volutamente ho saltato la precedente diapositiva e sono passata a questa? Perché in realtà lo stimolo alla quotazione è, se vogliamo, un'attività preparatoria che eh, però eh, supporta eh, l'altra linea di attività con cui una banca d'affari eh, si può trovare ad operare. Quindi vi chiedo di arretrare di una diapositiva, perché concettualmente si apre ora, il tema dell'attività di underwriting, che appunto eh, vedete nella precedente diapositiva come uno dei servizi di corporate finance. Eh, dove la banca d'affari eh, svolge dei servizi in supporto alla quotazione in borsa, quindi non si sta parlando dell'accesso ai mercati privati, no? ve l'ho detto prima: i mercati privati, la banca d'affari fa tutta una serie di valutazioni per questo tipo di dimensioni di mercato. Ma no? qui proprio stiamo parlando delle attività di consulenza e di supporto alla quotazione in borsa. O all'accesso ai capitali di borsa. Perché faccio questa precisazione? Perché l'underwriting si traduce dall'inglese con sottoscrizione. Ed è l'attività di collocamento di titoli che però in borsa, attenzione non abbiate questo bias nella vostra mente, possono essere titoli sia azionari, quindi l'underwriting è di azioni, emissioni mh, di capitali in forma giuridica mh, azione ma anche titoli che possono essere rappresentati da obbligazioni e ehm, lo vedremo in mercato mobiliare. In realtà è noto ed è ovviamente all'ordine del giorno che le borse valori come mercati regolamentati eh, hanno diversi se segmenti di eh, quotazione che ehm, eh, consistono nell'offerta di listini, listing, cioè di eh, mh, ammissione alle quotazioni e di trading. Di titoli che non sono azioni e in, per definizione essi sono le obbligazioni. Quindi la impresa che si vuole uh, che vuol raccogliere capitali non vuole prendere il canale privato, ma prendere il canale pubblico. E attenzione, pubblico all'inglese, go public vuol dire andare in borsa, eh? quindi non è andare allo Stato, il, il soggetto pubblico, ma proprio public è il canale di borsa, che è il soggetto non privato, ma pubblico, il canale del mercato, che consiste nell'emissione di azioni o obbligazioni. Eh, allora, siccome un'impresa si può finanziare con questo percorso, che è andare in borsa, chiedere i soldi alla gente che va poi a sottoscrivere i titoli azionari e eh, obbligazionari, occorre attingere alla consulenza di un professionista che eh, supporti il processo di eh, quotazione e di sottoscrizione. Uh, rispetto a questo, uh, l'investment bank può uh, assolvere ad una funzione, o mh, se vogliamo, ma leggera, che è essenzialmente solo di consulenza, dargli informazioni, eh, supportarlo in alcune decisioni strategiche che possono essere: eh, definire la struttura dell'emissione, come ho detto prima, stabilire se l'emissione è eh, di diciamo, azioni o di obbligazioni. Sutturanno nella scelta dei tempi per l'esecuzione della missione. Attenzione, lo vedremo in mercato mobiliare, la scelta del timing della quotazione in borsa ha un'importanza determinante per stabilire se l'operazione sarà o meno di successo. Perché io faccio sempre l'analogia rispetto alle auto che si fermano per il cambio delle gomme, al pit stop nelle, nel, nei circuiti di Formula 1. Allora, la borsa è un, è un grande circuito in cui uh, effettivamente nessuno si ferma mai quando i, borsi, i mercati sono aperti, quindi immaginate che ci sono tutte le auto che stanno a grandissima velocità uh, compiendo i loro percorsi attorno al circuito. Quando un'auto uh, si ferma per il pit stop... Poi sappiate che c'è una programmazione attentissima dei ingegneri che li fa supporta quando ho finito il suo mh, percorso di cambio gomme la macchina deve riprendere la rampa di lancio per rientrare in pista. Se quando entra in pista eh, si trova a mh, a scontrarsi con un grande traffico perché stanno arrivando tante auto, per cui deve frenare e deve trovare lo spazio per rimettersi nel, nel circuito che gli fa perdere secondi, è l'operazione sicuramente fallimentare. Ecco questa metafora, spero vi sia di aiuto per il fatto che purtroppo ci sono delle fasi tecniche che devono essere assolte, cioè la quotazione in borsa ha delle, delle, dei momenti fisiologicamente lunghi in cui bisogna fare le valutazioni. Eh, per le autorizzazioni, in questo caso però, sono definiti dalle autorità istituzionali. Eh, ma in ogni caso ci sono dei tempi tecnici, come no? tutta la pre predisposizione dell'IPO del listino. Ma eh, bisogna essere molto intelligenti a far sì che tutti questi tempi attuali. Ehm, assorbiti dalle attività tecniche siano compatibili con il fatto che il momento del lancio di rientro nel circuito sia felice eh, per l'impresa che si sta quotando, perché entrare in un mercato, momento in cui il mercato è estremamente depresso eh, e quindi in una fase di mercato mh, di ribasso potrebbe rappresentare causa del fallimento dell'operazione di quotazione dell'insuccesso dell'operazione stessa, del non conseguimento della raccolta di capitali che si era desiderato, perché il mercato, appunto per sua ragione, che non c'entra niente con l'impresa, è in una fase di eh, grande eh, diffidenza, incertezza, negatività. E quindi ovviamente non sempre tutto si può prevedere, ma eh, programmare bene i tempi dell'avvio del, dell della quotazione. È realmente uno degli elementi più strategici e critici per eh, definire eh, il successo dell'operazione stessa. Um, è chiaro che L'attività dell'investment bank, bank è sicuramente quella di supportare in consulenza l'emittente, poi vedrete quando farete questa parte in mercato mobiliare, ci sono tutta una serie di altre attività che può svolgere l'investment banking, sempre legate alla definizione del valore dell'impresa, quindi tutte legate a temi di valutazione d'azienda, uh, ma al di là di questo, che sono diciamo, temi remunerati con attività che sono di servizio e di consulenza, Uh, il processo di sottoscrizione, vedete la fase 2, eh, può um, dar luogo ad un'attività uh, più, uh, più, se vogliamo, arte, più corposa, più mh, impegnativa, che è quella di curare il collocamento dei titoli. Allora, la banca d'affari non entra quindi nella parte programmatoria di pensiero soft della uh, creazione della, della struttura mh, finanziaria l'operazione, ma entra nella fase del collocamento, della vendita dei valori immobiliari che sono stati stampati a fronte dell'IPO, a fronte dell'emissione. Uh, e quindi opera nel famoso uh, mh, diciamo, mh, tema, mh, area di business uh, che si definisce di collocamento, uh, collocamento, vendita dei titoli uh, oggetto di quotazione. Um, si potrebbe pensare che questa sia un'attività eminentemente commerciale. Ni è vero, lo è, però immaginate quanto è importante essere sicuri che chi sta vendendo i nostri titoli come, se vogliamo, agente di commercio abbia la possibilità di, di arrivare a dei clienti danarosi, cioè che siano in grado di sottoscrivere, anche diversificati, variegati, presenti in altri paesi e quindi le investment bank purtroppo per loro natura devono essere soggetti di grandi dimensioni, dislocate su mercati internazionali, con grande reputation, di nuovo torna la reputation come elemento eh, di rimente. Uh, e questo quindi mh, fa sì che il collocamento sia, sia un'attività ovviamente mh, che sembra di basso valore aggiunto, ma poi diventa strategica e deve quindi essere svolta da soggetti altrettanto uh, dotati di risorse strategiche di dimensioni e di presenza capillare sui mercati mondiali. Uh, in aggiunta, eh, l'investment banker può anche operare un'attività... Oltre lo stretto uh, rapporto commerciale, andando ad assumere, cioè a sottoscrivere lui in prima persona i titoli che va vendendo. Questo non è consueto eh, nelle operazioni di IPO, ma si possono raggiungere degli accordi che possono essere contrattualmente personalizzabili, di firm commitment cioè di assunzione a fermo, in pratica l'agente si compra tutto il pacchetto dei titoli che deve vendere, poi starà a lui andarle a rivendere quando il mercato sarà diciamo, per lui interessante. Um, ecco, questa è un'ipotesi, un modo con cui contrattualmente questa relazione può uh, essere strutturata, come questo tipo di assunzione può avvenire con altre uh, sfaccettature legali che possono essere con o senza garanzia. Nel senso che a volte il collocamento può avere, eh, avvenire con la garanzia di, mh, se vogliamo, anche sottoscrivere l'invenduto, cioè in realtà il, la banca d'affari si assume solo l'incarico di andare a vendere questi titoli, ma eh, si assume, e quindi per questo sarà remunerata, eh, l'impegno a sottoscrivere in prima persona eh, quanto... Riesce a collocare, quindi un po' un mix rispetto alla sua attività commerciale, rispetto all'assunzione a fermo, e in questo caso è solo una parte che lei garantisce sottoscrivere nel caso non riesca. Come anche in realtà la banca d'affari può assumere invece un rapporto molto mild, molto leggero in cui prende un incarico solo di collocamento dei titoli, ma senza garanzia, eh, con la clausola del best effort. Vuol dire che ovviamente ce la mette tutta, ma la parte che non va collocata dei titoli resta in pancia all'impresa che non riesce ad avere i propri titoli sottoscritti. Allora, questo è solo un cenno al modo con cui si possono svolgere queste attività di collocamento. Notate già da questi cenni eh, brevi che vi ho dato eh, rispetto a queste attività come queste attività sottendono la generazione di, di ricavi, sono attività che ovviamente devono essere fatte a reddito e come vi ho detto prima non sono attività che sono remunerate con interessi a meno, che, no, non a meno che fossero obbligazioni che sono remunerate con dei tassi allora sì ci sono gli interessi ma in questo caso è semplicemente, semplicemente attività di consulenza remunerate con delle fee, con delle commissioni e a fronte di queste uh, attività remunerate sorgono dei rischi pensate al collocamento dei titoli firm commitment o a garanzie di, di sottoscrivere che restano invenduti cioè vuol dire che la banca d'affari che ha supportato l'impresa nel collocamento dei titoli al mercato si assume l'incarico di sottoscrivere i titoli e andrà poi a doverli avere in portafoglio. Questi titoli restano nell'attivo, qui sì, della banca d'affari e eh, potrebbero rappresentare dei titoli non remunerativi e questa è una fonte di rischio che la banca d'affari deve eh, soppesare. Allora, già come vedete, solo per aver descritto, ritorniamo al punto da cui siamo partiti, quindi torno nella diapositiva precedente, l'iniziale da cui siamo partiti. Um, um, dal, mh, dal punto che siamo partiti, tutte le parti di fundraising hanno come eh, carattere eh, stampigliato azzurro e, e per indicare dei servizi che sono resi nei confronti di imprese che in sé possono sostituire, i titoli che una banca commerciale, sostituire le, le attività e i servizi che la banca commerciale svolge nei confronti delle imprese quando queste hanno bisogno di finanziarsi, però sono realizzate in modo assolutamente innovativo, in modo anche se vogliamo creativo. Il bello della finanza è il fatto che... Si può inventare sempre qualcosa di nuovo, il nuovo prodotto, un modo nuovo di fare prodotti classici e eh, tornate sempre a avere in mente che tutte le volte che c'è innovazione e creatività in finanza, eh, ovviamente i margini di redditività possono esistere ed essere interessanti, ma poi bisogna sempre essere attenti che quando c'è rendimento c'è sempre rischio. E quindi effettivamente, come vi ho accennato, questi sono misteri di grande professionalità e eh, interesse, sono challenging ma sono anche straordinari pericolosi grazie mille della vostra attenzione